Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno da Gianandrea Carreri. Oggi è lunedì 11 dicembre e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Kabilaim. Ciao a tutti, questi sono i miei momenti preferiti. Per sentire la sua voce ci è voluta la 13ª edizione di Italia's Got Talent, disponibile dallo scorso settembre su Disney Plus. È il divo del social muto, uno che fa ridere e non parla mai. Kabilaim ha 162 milioni di follower su TikTok, il primo in assoluto, e 80 milioni su Instagram, un patrimonio di 2,7 milioni di dollari. E da qualche giorno anche una promessa sposa, Wendy Timberlake Jewel, una modella un po' danese e un po' sudafricana, che gli ha detto sì o almeno ha mostrato l'anellone di rito al giusto dito, ovviamente su Instagram. 23 anni lui, non pervenuta lei, ma si direbbe coetanea, anche se la bellezza non ha età. I due potrebbero presto traslocare. Dove? Nella palazzina virtuale delle famiglie italiane famose sui social, quella dove vivono l'attico i Ferragnez. Una palazzina già piuttosto affollata. Sui citofoni si leggono i nomi di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Beatrice Valli e Marco Fantini, et Vallini's Home, Diletta Leotta e Loris Carius, et Mamma Dilettante, Alvaro Morata e Alice Campello, et Pozzolis Femini, Gianluca Vacchi e Char Fonseca. Naturalmente le metrature e il piano variano in base ai follower. Secondo gli ultimi dati, a Kabi e la sua promessa consorte dovrebbe aspettare il superattico, soprattutto se lei concederà un po' di più sui social. Attualmente è il rispettabilissimo numero di 5.700 follower su Instagram e posta immagini legate soprattutto ai suoi viaggi, al suo lavoro. Il fidanzamento, la marcia verso il matrimonio stesso potrebbero essere una magnifica occasione se raccontati dalla parte di lei e dalla parte di lui, aprendo quanto basta il loro privato per riequilibrare il peso social dei due, anche se lui sta arricchendo il suo registro e su Instagram lancia anche messaggi, sempre muti, contro la guerra. Lui ai traslochi è abituato. Nato a Dakar, in Senegal, sotto il segno dei pesci, nel 2000, a un anno di vita è arrivato con i suoi a Chivasso, in Piemonte. Terra d'industria, e infatti il primo lavoro di Kaban Serin Lame, questo il suo nome all'anagrafe di Dakar, è stato come operatore di macchine a controllo numerico. Un lavoro terminato nel 2020, quando era iniziata da poco la pandemia di Covid, che lo ha fatto traslocare dalla fabbrica alla rete. Disoccupato e rinchiuso in casa dal lockdown, ha cominciato a frequentare assiduamente la rete, da spettatore prima, da protagonista poi, grazie alle sue prese in giro, rigorosamente mute, dei video che suggeriscono in rete soluzioni a piccoli problemi quotidiani, soluzioni spesso inutilmente complicate. Lui propone soluzioni semplicissime, accompagnato da un'accentuata mimica facciale e da un gesto delle mani che indicano l'oggetto dell'intervento con le palme aperte verso l'alto, un gesto diventato il suo marchio di fabbrica. Banale? Semplice? Milioni di follower non sono d'accordo. E c'è persino chi lo ha paragonato a un contemporaneo Charlie Chaplin, per il suo essere ironico in modo disarmante, ma con una punta di ferocia, e soprattutto per il suo non parlare mai nei video, perché gli basta il gesto. Un vantaggio non da poco per un prodotto planetario che si muove dentro la rete, prendendo in giro qualcosa che è solo in rete, senza bisogno di traduzioni, godibile da chiunque, ovunque. Al trasloco dalla fabbrica alla rete, poi ci sarà quello a Milano, è seguita la rapidissima ascesa ai vertici dei social. Ad aprile 2021 è il primo TikToker italiano, superando Gianluca Vacchi. Poi nessuno l'ha più fermato. Italiano? Eh sì! Italiano nei fatti, è arrivato nel bel paese che aveva un anno e qui è cresciuto, è diventato italiano anche nella forma, il 17 agosto 2022, con tanto di giuramento. Del resto, la vetta di TikTok è un affare tutto italiano già dall'inizio del 2020, quando era nelle mani, anzi nelle gambe, di Charlie Grace D'Amelio, ballerina e TikToker americana di origine italiana,
Per prima raggiunge 50 milioni di follower, poi arriverà a 100, ma a giugno del 2022 Kaby la spodesta. Italian TikToker. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.